ringrazio per la presenza. Questa conferenza stampa ha come scopo quello di rendere noto e quindi sollevare la questione di quello che sta accadendo in Russia in questi ultimi mesi riguardo alla comunità dei testimoni di Geova. E lascerò ai relatori, appunto, che seguiranno il mio intervento, la spiegazione dettagliata di tutto quello che sta avvenendo, ma riassumendo, diciamo, la questione dicendo che vi è il rischio, appunto, che la comunità dei testimoni di Geova in Russia venga messa al bando. E ci risulta, appunto, da fonti giornalistiche, ma anche, appunto, dalla comunità stessa, che senza attendere la sentenza della Corte che doveva essere, appunto, lo scorso 5 aprile, ma che probabilmente verrà ulteriormente spostata verso probabilmente il 19, già la polizia, appunto, si stia muovendo per chiudere i luoghi di culto. Quindi diciamo che la situazione comincia a essere già critica e questo, appunto, ci ha spinto insieme al collega Laquaniti e altri colleghi a sollevare la questione anche qui in Italia, perché pochi giornali, testate giornalistiche ma anche televisioni, hanno parlato di questa questione. Noi riteniamo che sia una cosa grave, comunque, perché qualsiasi comunità religiosa ha diritto di ricevere rispetto e di poter praticare la propria religione in tutti i paesi, quindi anche nella Russia, e quindi abbiamo presentato, insomma, una interpellanza al governo italiano proprio per chiedere che anche il governo italiano si spenda nei confronti del governo russo per sollecitare maggior rispetto, insomma, nei confronti di questa comunità. Vorrei sottolineare anche che la comunità di testimoni di Geova in Italia, ma mi risulta, insomma, in tutti i paesi in cui esiste, si è mobilitata mandando tutta una serie di lettere verso, insomma, Putin, ma anche verso i ministeri, proprio per chiedere di bloccare questo procedimento. E io credo che anche questa iniziativa che stiamo facendo stasera, se appunto verrà ripresa e se il governo italiano, insomma, si farà carico di avere questo interesse nei confronti della comunità, possa essere comunque utile per bloccare, diciamo, questo percorso negativo che si sta alimentando in Russia, e quindi, insomma, auspichiamo anche che anche questa iniziativa possa essere utile allo scopo. Presento brevemente le persone, insomma, che sono qui con noi stasera. Abbiamo i rappresentanti, appunto, dei testimoni di Geova, l'avvocato Omero Nardi, il dottor Cristian Di Blasio, il dottor Marco Caproni e il dottor Luca Zucchini, la dottoressa Raffaella Di Marzio, che è una studiosa di scienze religiose, e, appunto, il collega Laquaniti, che con me ha presentato questo atto parlamentare. Lascerei quindi la parola all'avvocato Omero Nardi dell'ufficio legale dei testimoni di Geova per spiegare in maniera più dettagliata, appunto, cosa sta accadendo. Grazie. Ringrazio di nuovo, a nome della confessione dei testimoni di Geova in Italia, gli onorevoli deputati che ci hanno concesso la possibilità di essere questa sera qui, in questa circostanza, per poter meglio spiegare ciò che sta accadendo in Russia. Specialmente l'onorevole Rostellato, primo firmatario dell'interpellanza, nonché i cofirmatari, onorevole Laquaniti, Oliverio, Boldrini e Tidei. È stato introdotto molto più che correttamente dall'onorevole Rostellato il motivo che ci raccoglie qui in questo momento. Infatti dal 5 aprile si sta procedendo nei confronti della confessione locale dei testimoni di Geova presso la Suprema Corte russa. Che cosa deve decidere, che cosa è chiamata a decidere la Corte Suprema russa? Un'istanza presentata dal Ministero della Giustizia che ha l'obiettivo di far dichiarare estremista l'associazione religiosa dei testimoni di Geova. Questo in pratica comporta il bando per quella confessione, comporta la chiusura del centro amministrativo locale, altro non è che la sede nazionale in Russia della confessione dei testimoni di Geova, ma anche contestualmente la confisca e di seguito la liquidazione di tutte le loro proprietà. Perché parlarli in questa sede? Qual è il senso? Siamo in Italia, siamo distanti da quella nazione, eppure non solo qui ma in tutto il mondo si sta focalizzando la questione che attualmente si sta dibattendo in Russia, che vede coinvolti i nostri fratelli locali, testimoni di Geova anch'essi. Per una serie di motivi vogliamo focalizzarla,
la questione anche qui. Il primo è questo: è in gioco la libertà religiosa in una nazione come la Russia, importante come la Russia. Giova qui ricordare che la Russia non è uno dei 28 componenti dell'Unione Europea, ma fa parte del Consiglio d'Europa, dei 47 firmatari del Consiglio d'Europa, che ha lo scopo, questo organismo, di propagare i valori fondamentali dei diritti dell'uomo, tanto che ha stipulato la cosiddetta Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, tutelati dalla CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Quindi una nazione importante nel panorama geopolitico. È un elemento che non ci deve sfuggire, perché naturalmente comprendiamo anche che quella nazione ha una grande influenza sotto il profilo politico e geografico in tutta quell'area soprattutto. Basti pensare alle ex repubbliche dell'Unione Sovietica, dove in realtà anche lì ci sono i nostri confratelli, testimoni di Geova, e un'eventuale decisione negativa potrebbe avere influenza diretta anche in queste repubbliche. Sottolineo anche brevemente, proprio per dare dei numeri, i nostri confratelli in Russia sono 175.000, 300.000 se vogliamo anche includere tutte quelle persone che frequentano le riunioni, sono suddivise in 2.277 comunità, quindi i nostri fratelli sono riuniti in questo modo, e 395 associazioni locali, ovvero enti giuridici usati in loco per poter diffondere la parola di Dio, scopo primario appunto della confessione dei testimoni di Geova. Naturalmente senza attenzione internazionale, questo è il terzo motivo, c'è il rischio che la comunità sia lasciata a se stessa, e sappiamo che ci sono altri paesi nel mondo, fortunatamente molto molto pochi, in cui accadono cose terribili anche ai nostri confratelli. Quindi il nostro desiderio è che non capiti né accada né a noi, ma ovviamente neanche a tutte quelle che sono le confessioni minori e minoritarie in ogni parte del mondo. Ma tornando a noi, avremo modo di vedere in questa conferenza quattro punti fondamentali, trattati anche dai colleghi che tra un po' mi seguiranno. Come siamo arrivati alla Corte Suprema russa? Perché il governo accusa i testimoni di Geova di estremismo? Quali precedenti di intolleranza religiosa hanno coinvolto i testimoni di Geova in Russia? E soprattutto, come si è espressa la CEDU, quindi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in una nota sentenza del 2010 a favore dei testimoni di Geova? Ecco, sono aspetti che andranno ad essere trattati in maniera più dettagliata. Lascio adesso però la parola al dottor Di Blasio, Cristian, che si concentrerà proprio su questo primo aspetto, e cioè come siamo arrivati alla Corte Suprema. Grazie. Nel 1992 i testimoni di Geova in Russia ottengono il riconoscimento giuridico e da quel momento godono di una certa libertà religiosa. Nel 99, in armonia con la legge del 1997 sulla libertà di coscienza e le associazioni religiose, i testimoni della Russia ottengono nuovamente il riconoscimento da parte della Federazione Russa. Ora, dopo aver dato questi fatti che ci permettono di capire qual è la premessa iniziale, cerchiamo di capire come mai siamo arrivati alla situazione che ci ha portati davanti alla Corte Suprema russa. Nel 2002, in risposta ai timori legati al terrorismo, la Russia ha adottato una legge federale contro le attività estremiste. Sin dall'inizio, però, la definizione vaga di attività estremiste contenuta nella legge ha suscitato preoccupazioni in merito alla possibilità che le autorità russe potessero abusare di tale legge. Nel 2003, infatti, il Comitato per i diritti umani dell'ONU ha incoraggiato la Russia a emendare la legge per precisare meglio che cosa significasse con l'espressione attività estremiste. Invece di chiarire la legge, nel 2006 un emendamento ne ha addirittura esteso l'applicazione. Infatti, nella legge del 2002 era scritto che l'estremismo veniva definito incitamento alla discordia sociale, razziale, nazionale o religiosa, accompagnata da violenza o istigazione alla violenza. Ecco, quest'ultima parte della frase, accompagnata da violenza o istigazione alla violenza, fu eliminata nell'emendamento del 2006
E questo ha reso la legge ancora più vaga e soggetta alle interpretazioni delle forze dell'ordine. Nel 2007 l'ufficio del procuratore generale della Federazione Russa ha sfruttato questa legge per promuovere indagini sui testimoni di Geova. E infatti dal 2007 in tutta la Federazione Russa sono state avviate più di 500 indagini sulle associazioni locali e su singoli testimoni di Geova. Nel 2012 l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha fatto notare, testuali parole, la legge federale contro le attività estremiste adottata nel 2002 è stata utilizzata impropriamente per farne uno strumento contro le attività di alcune religioni, in particolar modo dei testimoni di Geova, una comunità grande che in Russia conta 162.000 persone. Questo era il dato dell'epoca, del 2012. Ora, come si è detto, sono circa 175.000 gli aderenti. E poi nel 2016 è stata votata la famosa e controversa legge Yarovaya, che ha contribuito a ridurre ulteriormente i diritti delle minoranze religiose, perché, come sapete, ha vietato l'attività missionaria, la predicazione, la preghiera, la diffusione pubblica del materiale religioso. Ora, in questi anni le autorità russe, prima di tutto, prendendo di mira i testimoni di Geova, hanno esaminato le loro pubblicazioni religiose. Che cosa hanno fatto? Sono arrivati a dichiarare ben 88 di queste pubblicazioni religiose estremiste, e quindi hanno vietato 88 di queste pubblicazioni religiose. Ma di che cosa stiamo parlando? Di quali pubblicazioni stiamo parlando? Beh, stiamo parlando di alcune pubblicazioni davvero degne di nota. Per esempio, questa pubblicazione, Ascoltate Dio, è una pubblicazione tradotta nel mondo in 477 lingue. Eppure, evidentemente, qualcuno vi ha trovato qualcosa di estremista. Il libro Cosa insegna realmente la Bibbia, uno dei libri più diffusi dei testimoni di Geova, è stato stampato in oltre 200 milioni di copie in più di 250 lingue del mondo, e mai nessuno ha trovato nulla di estremista in questo materiale. La Torre di Guardia e Svegliatevi, che sono i nostri periodici mensili, sono le riviste non religiose, le riviste in generale più diffuse al mondo. Eppure anche quelle riviste, evidentemente, secondo il governo russo, avevano qualcosa di estremista. La traduzione del Nuovo Mondo, che è la versione della Bibbia edita dei testimoni di Geova, è una versione della Bibbia pubblicata in oltre 200 milioni di copie, e anche la versione della Bibbia, addirittura la versione della Bibbia, è stata vietata dalle autorità russe. Giusto per inciso, anche il sito dei testimoni di Geova, che è il sito di gran lunga più tradotto al mondo, in quasi 900 lingue, è stato bloccato da circa 2 anni. Ora, man mano che le autorità mettevano all'indice le pubblicazioni dei testimoni di Geova, succedeva qualcosa di molto particolare, e cioè i testimoni di Geova, ovviamente, ubbidendo, come dice la Bibbia, alle autorità superiori, toglievano quelle pubblicazioni dai loro luoghi di culto, perché non volevano che il ritrovamento di eventuali pubblicazioni estremiste da parte delle autorità portasse alla chiusura dei loro centri di culto. Come hanno fatto le autorità a far dichiarare estremiste comunque le riunioni e i luoghi di culto dei testimoni di Geova? Purtroppo sono ricorsi a un mezzo incredibile, e cioè hanno fatto in modo che qualcuno entrasse nei luoghi di culto dei testimoni di Geova in Russia e mettesse queste pubblicazioni. Ci rendiamo conto che credere a una cosa del genere potrebbe sembrare difficile, eppure diverse telecamere di videosorveglianza interna dei locali di culto dei testimoni di Geova hanno ripreso personaggi in passamontagna che entravano nei luoghi di culto e mettevano delle pubblicazioni dei testimoni di Geova che erano vietate. Qui potete vedere, in questo breve spezzone di video che trovate su JWorg, che è il nostro sito ufficiale, ma anche sul sito della BBC, quello che è successo in una città che si trova nel sud della Russia, si chiama Nezlobnaya, dove le autorità, o qualcuno di collegato alle autorità, è entrato all'interno del luogo di culto con dei testimoni di Geova che erano all'interno. Nessuno ha suonato alla porta, sono entrati tagliando la porta con la fiamma ossidrica, sono entrati all'interno del luogo che noi chiamiamo Sala del Regno, e come si vede da queste immagini, alcune persone mettono delle pubblicazioni cosiddette estremiste, probabilmente proprio i libri che avete visto prima, Cosa insegna realmente la Bibbia, in un mobiletto.
Poco dopo le autorità sono entrate nel nostro luogo di culto e hanno ritrovato questo materiale estremista, trovando così il pretesto per chiudere questo luogo di culto che state vedendo in questo filmato. Ora, in base a queste prove di estremismo, ci sono almeno 35 casi documentati di questo genere su oltre 60 dal 2012, sono stati chiuse già 11 associazioni locali dei Testimoni di Geova. Che cosa ha fatto il governo dopo aver messo all'indice molte nostre pubblicazioni e sciolto diverse associazioni locali? Ha poi attaccato il centro amministrativo situato vicino a San Pietroburgo. Infatti il 2 marzo 2016 c'è stata una diffida formale da parte del vice procuratore generale Viktor Yakovlevich Green, il quale ha ordinato al centro amministrativo di sospendere le attività estremiste entro 2 mesi. Ovviamente i Testimoni di Geova hanno cercato di adire le vie legali al più presto e il 12 ottobre 2016 la Corte distrettuale di Tver ha respinto il primo appello dei Testimoni di Geova, negando alla difesa la possibilità di presentare testimoni che deponessero l'udienza e anche di far vedere le registrazioni, come quella che abbiamo appena visto, di persone che mettevano materiale vietato all'interno dei nostri luoghi di culto. Il 16 gennaio 2017 anche il Tribunale della città di Mosca ha respinto l'appello con cui i testimoni contestavano la legittimità della diffida di cui parlavamo prima e ha respinto tutte le argomentazioni presentate dai legali dei testimoni, emettendo la sentenza dopo una sospensione dell'udienza di circa 10 minuti, il che ha fatto pensare a molti osservatori che forse la decisione era stata già presa in anticipo. Il 1 febbraio 2017, per ordine del Procuratore Generale, il Ministero della Giustizia ha notificato ai testimoni che avrebbe eseguito un'indagine sul loro centro amministrativo dall'8 al 27 febbraio, e il Ministero della Giustizia ha chiesto in quell'occasione tutta la documentazione riguardanti le proprietà, i bilanci finanziari, la struttura organizzativa, l'opera di istruzione e le attività religiose dei Testimoni di Geova. Il 15 febbraio 2017 i Testimoni di Geova hanno fornito 73.000 pagine con queste informazioni al Ministero della Giustizia. Dopo questa indagine il Ministero della Giustizia ha presentato un'istanza alla Corte Suprema, e siamo arrivati alla questione che ci porta qui a fare questa conferenza, nel tentativo, come si diceva prima, di far dichiarare estremista l'associazione religiosa dei Testimoni di Geova, di mettere al bando le loro attività e di far chiudere il loro centro amministrativo, quindi di mettere completamente al bando i Testimoni di Geova e di far chiudere tutte le loro associazioni locali. Quest'udienza, come dicevamo prima, è iniziata il 5 aprile e si sta protraendo per un po' di tempo, il che è buono perché evidentemente darà sempre più visibilità a questa situazione davvero drammatica. Ora vogliamo rispondere a un'altra domanda importante, ovvero come nasce l'accusa di estremismo elaborata dalle autorità russe nei confronti dei Testimoni di Geova? A rispondere a questa domanda sarà il dottor Luca Zucchini. Sì, grazie. È paradossale, ma l'accusa di estremismo elaborata nei confronti dei Testimoni di Geova trae spunto dalle norme a suo tempo formulate per tutelare le minoranze. Può sembrare paradossale, ma è così, perché a partire dagli anni 80, più o meno, per cercare di controbattere l'incitamento all'odio contro gli appartenenti a minoranze etniche, razziali e religiose, si è cominciato a sanzionare diversi organismi internazionali, hanno cominciato a sanzionare i cosiddetti discorsi d'odio, hate speech, come si dice in termini tecnico in inglese. Una norma che inizialmente serviva per tutelare le minoranze, che con un sovvertimento di ruoli, si può dire, alla fine è stata fatta propria da alcune maggioranze, in questo caso i governi di cui stiamo parlando, che forse anche per ringraziarsi alcuni esponenti delle religioni maggioritarie, questo non lo possiamo sapere, hanno cominciato a sostenere che i discorsi d'odio fossero quelli delle minoranze, secondo cui si incitava all'odio o all'istigazione contro le maggioranze, la religione maggioritaria. Così la legge vaga, come diceva prima Di Blasio, che era così vaga da poter colpire in generale, genericamente, l'istigazione all'odio razziale, etnico e religioso, è stato puntato contro alcune minoranze, in segno per cercare di mantenere la pace, come si dice, per non favorire la discordia sociale.
Quindi questo fa vedere anche che c'è tutto l'interesse a mantenere vaga la definizione di istigazione all'odio religioso, perché naturalmente questo consente di colpire indiscriminatamente chi di volta in volta deve essere oggetto sgradito alla maggioranza o alla religione maggioritaria, questo, o comunque ai governi che intendono applicare questa norma. Tutti gli esperti, qui abbiamo anche la dottoressa Di Marzio che ce lo potrà sicuramente confermare, gli studiosi di diritti umani, i giuristi, gli ecclesiasticisti, i sociologi della religione, ovviamente non possono che, invitati a esprimersi, ribadire che questa legge così vaga viene utilizzata soprattutto contro i testimoni di Geova in modo del tutto improprio, no? Ecco, per questo ci sono due interviste, un'intervista a un sociologo italiano, Massimo Introvigne, e a un giurista tedesco, Bielefeld, che ci dimostrano quello che pensano gli studiosi, se per favore vogliamo vederle. In passato ho avuto il piacere di collaborare con la Russia, che è un membro molto attivo dell'OSCE e che ha fatto molto in favore dei cristiani perseguitati in tutto il mondo. Mi sembra quindi paradossale che ora in Russia vi siano problemi di libertà religiosa. Da quanto apprendo, nel caso dei testimoni di Geova viene applicata una legge contro l'estremismo. È perfettamente comprensibile che, a motivo della sua posizione geopolitica, la Russia sia impegnata a combattere il terrorismo e sia preoccupata per l'estremismo. Tuttavia, la libertà religiosa è qualcosa di fragile e la definizione di estremismo può essere facilmente usata contro gruppi che sono in qualche modo impopolari. Questo normalmente rende possibile misurare la qualità della libertà religiosa di un paese. Ho studiato i testimoni di Geova per 40 anni e un aspetto molto importante che li riguarda è che formano ciò che storici e sociologi definiscono in termini tecnici una comunità di pace. Non sono violenti, ma pacifici, e non hanno mai causato episodi di violenza. L'unica relazione esistente tra i testimoni di Geova e la violenza è che loro stessi sono stati vittima di violenza. Il regime nazista ne ha uccisi più di 2000. Ed è noto che, proprio a motivo della loro natura pacifica, i nazisti usavano i testimoni di Geova all'interno dei campi di concentramento come barbieri, mettendo nelle loro mani un rasoio. Erano gli unici detenuti di cui si fidavano. Sapevano che non avrebbero mai usato il rasoio contro i soldati nazisti. È un dato di fatto che i testimoni di Geova siano una comunità estremamente pacifica. Però ora mi sembra di capire che, in base alla legge russa, vengono accusati di essere estremisti perché nelle loro pubblicazioni si sostiene che la loro sia la vera religione. Ma vi sono due osservazioni da fare a questo riguardo. La prima è che un certo stile enfatico è tipico della letteratura religiosa in generale. Lo troviamo infatti negli scritti sacri del Corano dei musulmani. Lo troviamo anche nel Vecchio Testamento, nella Bibbia. La seconda è che i testimoni di Geova non pretendono che gli stati o i governi debbano riconoscere loro un trattamento migliore rispetto ai membri delle altre religioni. Credo che definire i testimoni di Geova estremisti si basi su una lettura errata di quello che è lo stile letterario tipico delle loro pubblicazioni. E vietare o discriminare in alcun modo i testimoni di Geova sarebbe un errore. Sarebbe pericoloso per la libertà religiosa di molti altri gruppi e offuscherebbe l'immagine di cui gode la Russia come governo e nazione che opera attivamente nelle sedi internazionali per sostenere la libertà religiosa dei cristiani perseguitati in molti altri paesi del mondo. Nei diversi anni in cui ho servito come relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di religione e di credo, sono sempre stato in contatto con i testimoni di Geova
anche in occasione di missioni speciali di indagine in alcuni paesi, perché i testimoni di Geova sono una delle comunità più minacciate, ma che riceve troppo poca attenzione da parte dell'opinione pubblica. Quindi è quanto mai importante che ci rendiamo conto della grave situazione che sta affrontando. Se diamo uno sguardo alla legge, quando si parla di estremismo, tutti sembrano concordi nell'affermare l'importanza di combattere tendenze estremiste, ma il contenuto rimane del tutto indefinito e questo, in pratica, si presta a essere utilizzato come una delega, come un'autorizzazione, come una giustificazione per qualsiasi cosa l'autorità desideri fare. E i testimoni di Geova sono il capro espiatorio ideale, perché molti sono un po' sospettosi nei loro confronti, perché svolgono opera missionaria, e questo non a tutti piace, anche se sono totalmente pacifici nell'esercizio della loro libertà di religione e credo. Se i testimoni di Geova sono estremisti, allora lo siamo tutti. Siamo di fronte a un esempio di normativa dai contorni così vaghi che dà completa carta bianca all'autorità per agire come vuole. Questo crea un clima di intimidazione, di minaccia, che naturalmente contrasta con lo spirito e la lettera dei diritti dell'uomo. Il popolo russo, ma anche la comunità internazionale, devono prestare molta attenzione a ciò che sta accadendo. È certamente qualcosa che preoccupa tutti i cittadini russi, perché più lo spazio per le minoranze verrà ristretto, più la democrazia stessa sarà alla fine messa a rischio. O abbiamo lo spazio in cui la libertà di religione e di fede può manifestarsi, libera da coercizioni, libera da intimidazioni, libera da assurde minacce in nome della lotta all'estremismo, o questo spazio andrà a ridursi sempre di più. E questo si è già verificato in molti paesi. Quindi, quando una particolare comunità religiosa viene presa di mira dallo Stato come capro espiatorio, lo spazio di libertà si riduce per tutti. Dunque, è anche nell'interesse delle altre comunità religiose, e non solo delle minoranze, mantenere lo spazio necessario per il libero esercizio della fede, perché solo il libero esercizio della fede può essere fede autentica. Concludendo, questo è anche nell'interesse della maggioranza, sebbene non tutti possano pensarla così. Ecco, è chiaro che non c'è molto da aggiungere rispetto a quello che dicono questi studiosi, che sono e poi quello che dicono la stragrande maggioranza degli studiosi. D'altronde è veramente ridicolo accusare di istigazione all'odio religioso una comunità pacifica che si limita a riunirsi in luoghi di culto, a parlare ad altri della propria fede secondo le possibilità. D'altronde è anche logico che una religione ritenga di possedere un nucleo di verità da far conoscere ad altri, altrimenti sarebbe insignificante, inutile la sua presenza in quanto confessione religiosa. Ed è anche per questo, come ha accennato prima anche Di Blasio e anche l'avvocato Nardi, che le istituzioni come la CEDU e altri hanno ribadito più volte che occorre tollerare e accettare che altri critichino la propria opinione religiosa, esprimano anche dottrine ostili alla propria fede, cosa che evidentemente non sta accadendo in questo momento nella Federazione Russa. Quindi i discorsi dei testimoni di Geova non sono discorsi d'odio, di istigazione a un comportamento violento, anzi, come diceva prima Introvigne, la realtà, i fatti dimostrano che l'unico rapporto che c'è tra testimoni di Geova e violenza è che i testimoni di Geova sono stati vittime della violenza, e questo lo dimostra anche la storia stessa, oltre che della Russia, anche dell'Unione Sovietica, ma di questo ci potrà parlare il dottor Marco Caproni. Grazie. Sì, in effetti ci sono dei precedenti storici di opposizione alla nostra comunità religiosa in Russia, perché è una comunità radicata storicamente nel territorio russo. Già dal 1891 erano presenti all'interno della Russia. Ovviamente furono proscritti dopo la rivoluzione del 17, ma pochi sanno che per tutto il periodo sovietico furono perseguitati. Fino al 1951, quando ci fu un apice di questa situazione di opposizione, quando Stalin approvò quello che fu chiamato Operazione Nord,
e significò la deportazione di oltre 9.500 testimoni di Geova in Siberia. E questo è l'unico gruppo che fu deportato soltanto per motivi religiosi. E questo andò avanti in pratica fino al crollo, collasso dell'Unione Sovietica e la comunità operò clandestinamente. Ma oggi qui abbiamo, vogliamo intervistare e chiedere qualche informazione, la signora Maria Sadovskaya, che è una testimone di Geova nata in Ucraina nel periodo sovietico, da una famiglia di testimoni di Geova che operò in questo periodo di opposizione. Maria, ti vogliamo chiedere come la tua famiglia è diventata testimone di Geova in un periodo dove era così difficile poter esercitare la libertà religiosa. Io vengo dal piccolo paese vicino Ivano-Frankivsk. Nel 1930 testimoni di Geova erano presenti. Mio papà conosceva dal piccolo perché erano vicini di casa. Però nel 1951 hanno mandato in Siberia questi vicini e mio papà si è rimasto male. E sempre chiesto perché erano così bravi. Poi ho iniziato a studiare la Bibbia con mamma, con nonni e zio, però sotto nascosto perché era pericolo di carcere, 5 anni. Nel 1960 loro si sono diventati testimoni di Geova. E quali ostacoli tu e la tua famiglia avete dovuto affrontare per il fatto di essere testimoni di Geova in quel periodo? Ma, come ho detto, era piccolo paese e tutti sapevano che noi siamo testimoni di Geova. Prima di tutto hanno confiscato il cibo, anche proprietà. E papà perso lavoro. Quando mio nonno era malato, non potevamo mandare all'ospedale perché non volevano prendere. È colpa che testimoni di Geova. Quando aveva quasi 5-6 anni, volevano togliermi dal genitore e mettermi una famiglia che può insegnare regole di comunisti. Sempre siamo seguiti a spie, perché hanno detto che 3 persone è un gruppo pericoloso. E poliziotti potevano venire qualsiasi tempo a cercare pubblicazioni, anche a notte. Se trovavano la Bibbia, potevano dare 5 anni. Se qualche foglia di latore di guardia, anche 10 anni, come è successo con mia amica che era incinta. Non riunirci, anche commemorazione e morte di Gesù Cristo, noi abbiamo fatto nascosto la notte nel bosco, non più di 5-6 persone. E ieri in Russia i nostri fratelli si sono riuniti a fare commemorazione pacificamente e spero che in futuro loro possano continuarlo. Grazie Maria, quello che ci auguriamo tutti noi. E questo fu il periodo sovietico, ma quando ci fu il crollo, l'implosione dell'Unione Sovietica, come è già stato accennato, i testimoni di Geova furono riconosciuti come confessione già nel 1992 e molti di quelli che erano stati perseguitati o condannati furono riabilitati, riconosciuti come vittime della persecuzione. Quindi lo Stato mostrò un atteggiamento di favore. Però purtroppo già dai primi anni 90 si cominciarono a riscontrare subito le opposizioni e tentativi di sciogliere le associazioni e togliere questo riconoscimento. Ed è emblematico il caso della comunità di Mosca, che nel 2004, alla quale nel 2004 fu revocato il riconoscimento giuridico. Questo fu il caso portato poi all'attenzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che emise nel 10 giugno del 2010 una bellissima sentenza a favore della libertà religiosa di tutti, non solo della comunità religiosa dei testimoni di Geova in Russia, entrando nel merito alle diverse accuse, ma stabilendo un principio importante, che anche questa comunità aveva pieno diritto di esistere e di esercitare la propria libertà.
In quel caso la Corte europea aveva anche il potere di richiedere con forza alla Russia di applicare questa sentenza, di eseguirla. Ci vollero 5 anni per riavere nuovamente il riconoscimento giuridico, però la Corte europea poté difendere in quel caso la nostra comunità. Purtroppo i diritti di libertà una volta ottenuti non sono ottenuti per sempre. Infatti oggi siamo nuovamente di fronte a questa difficoltà, cioè il tentativo di togliere il riconoscimento giuridico alla nostra confessione. Però noi riteniamo che oggi la situazione sia più grave rispetto al 2004, quando la Corte europea poté intervenire a nostro favore. Perché diciamo questo? Perché dal dicembre del 2014 è in vigore una legge russa che autorizza la Corte Costituzionale russa a decidere a sua discrezione se applicare o meno le sentenze della Corte europea. Quindi anche nel caso in cui oggi ci trovassimo nella stessa situazione di andare di fronte alla Corte europea e ottenere di nuovo una sentenza favorevole, probabilmente non avremo la stessa tutela. E la domanda è: chi oggi allora può difendere questa comunità religiosa che è sotto attacco? Impedire che luoghi di culto vengano chiusi? Impedire che possano circolare tranquillamente delle Bibbie o che non vengano condannati i fedeli solo per parlare delle proprie opinioni religiose? Ma noi crediamo che l'attenzione degli organismi internazionali, nelle sedi internazionali o anche nazionali, la stampa, questa occasione così preziosa e importante di portare all'attenzione dell'opinione pubblica questa situazione possa davvero contribuire a garantire nell'interesse di tutti che la libertà non soltanto dei testimoni di Geova ma di tutte le minoranze e delle maggioranze possa essere tutelata e protetta. Adesso lascio la parola all'onorevole. Grazie, vi ringrazio per tutti i vostri interventi molto, diciamo, precisi e che ci hanno dato un quadro più completo della situazione sia del passato che attuale della comunità. E adesso vorrei lasciare la parola alla dottoressa Raffaella Di Marzio, appunto, che si occupa di religioni e di libertà religiosa, per capire la sua opinione su questa situazione, su quello che sta avvenendo in Russia. Grazie per questo invito. C'è poco da aggiungere a quello che è stato detto, tranne il fatto che la violazione della libertà religiosa in Europa è purtroppo diffusa e grave. Essendo io a contatto con alcune organizzazioni non governative che si impegnano in diversi paesi europei, posso registrare che anche in Ungheria, anche in Romania, anche in Francia ci sono violazioni della libertà religiosa delle minoranze, e nonostante che l'Unione Europea abbia varato delle linee guida sulla libertà di religione e credo e abbia insistito presso tutti gli stati dell'Unione Europea affinché ciascuna nazione prenda nota di queste linee guida e le implementi e le attui rispettando appunto quelli che sono i diritti dell'uomo, niente di più. Quindi la situazione effettivamente è drammatica. La cosa che mi colpisce di più nel caso dei testimoni di Geova è proprio l'applicazione di una legge contro l'estremismo a loro. E ciò che colpisce è che di fronte all'estremismo vero, cioè la violenza concreta che noi vediamo quotidianamente purtroppo manifestarsi nelle nostre città, qualcuno possa strumentalizzare questo pericolo reale per poi colpire chi non ha colpe. Ecco, questo credo che sia l'esito peggiore di una situazione drammatica, perché sappiamo benissimo che l'estremismo esiste, la violenza purtroppo anche motivata da una religione si può verificare, però invece di andare a combattere questo, uno Stato si dà da fare per bandire una organizzazione religiosa pacifica, quindi strumentalizza il dolore e la paura della gente per colpire degli innocenti. E io credo che questo sia forse l'aspetto peggiore. E poi non solo, questo è l'inizio. Nessuno potrà dire cosa succederà se questo bando veramente si dovesse verificare alle altre minoranze, quindi le conseguenze anche per altri gruppi. E l'ultima cosa che voglio dire, io mi chiedo e vi chiedo
qual è il ruolo della Chiesa ortodossa russa in tutto questo? Perché il problema, quando c'è una religione maggioritaria e quando in quello Stato viene perseguitata una minoranza, il problema è: qual è il ruolo della religione di maggioranza? Cosa fa la religione di maggioranza, che magari potrebbe essere religione di minoranza in un altro Stato e quindi subire le stesse cose? Qual è il ruolo della Chiesa ortodossa russa in questa vicenda così drammatica? Questo credo che bisognerebbe magari anche approfondirlo, magari in altre sedi e con altre modalità, non è questa la sede. Mentre io veramente devo ringraziarvi e veramente anche, diciamo, dal punto di vista di un attivista in questo ambiente, in questo ambito, ringraziare voi, onorevoli, che avete presentato questa interpellanza e che cercate quindi di portare di fronte al governo italiano questa situazione così grave affinché almeno a livello diplomatico si muova qualcosa. Questo è essenziale. E vi ringrazio moltissimo perché credo che non siano così frequenti questi atti della politica orientati ai diritti umani fondamentali della persona. Quindi intanto volevo concludere con un ringraziamento veramente da parte mia, ma da parte di tutti coloro che si occupano di queste problematiche, perché noi abbiamo spesso di fronte dei politici totalmente disinteressati a questi problemi. Quindi grazie davvero per questa iniziativa. Grazie dottoressa. Adesso per concludere lascerei la parola al collega onorevole Luigi Lacquaniti, che si occupa, diciamo, in maniera da tempo, insomma, di libertà religiosa e che ha sottoscritto con me questa interpellanza per appunto una sua opinione, un suo commento. Sì, grazie a Jessica Rostellato per questa interpellanza che volentieri ho sottoscritto anch'io. Un ringraziamento alla dottoressa Di Marzio, con cui stiamo portando avanti ormai da parecchio tempo tutto un discorso a livello istituzionale sulla libertà religiosa. Un ringraziamento naturalmente ai protagonisti, direi, di questa conferenza stampa, ai testimoni di Geova, e la nostra solidarietà nei vostri confronti per quanto state soffrendo in Russia. E un ringraziamento, per concludere con i ringraziamenti, anche ai giornalisti presenti e a quelli che ci stanno seguendo attraverso i canali televisivi della Camera dei Deputati. Dirò solo due parole perché direi che è stato detto tutto quello che bisognava dire. E mi ricollego in particolare a quello che diceva poco fa la dottoressa Di Marzio. E noi ci troviamo in una situazione paradossale oggi, una doppia situazione paradossale. La situazione paradossale è data dal fatto che in generale le chiese si svuotano come istituzioni e tuttavia il desiderio di religiosità, di spiritualità invece si va diffondendo a macchia d'olio e oggi vive una nuova primavera da questo punto di vista. E questo coinvolge un po' tutte le comunità. L'altro paradosso è che nel mondo occidentale in particolare si tendono ad estendere gli spazi di libertà, di democrazia, il riconoscimento dei diritti da un lato e dall'altro, e questo è il paradosso, e dall'altro invece si tende a restringere nel contempo gli spazi di libertà delle minoranze. Minoranze religiose, minoranze sociali, è qui che a mio avviso è andato a farsi sentire in maniera più grave il periodo di crisi economica che abbiamo vissuto, di crisi sociale che in parte stiamo ancora vivendo, e come in tutti i periodi storici purtroppo le crisi economiche, le crisi sociali spingono alla ricerca di capri espiatori. E io nel momento in cui vi dico questo, lo dico con molta preoccupazione, perché la ricerca di capri espiatori nella nostra storia, anche nella storia recente, anche nella storia del Novecento, ha visto, in alcuni casi gli episodi sono stati ricordati qui questa sera, e in alcuni casi vi hanno toccato direttamente, testimoni di Geova, perseguitati dal nazismo,
ha visto nel Novecento episodi di violenza, di persecuzioni gravissimi. Ecco, nel momento in cui noi pensavamo di esserci lasciati alle spalle tutto questo, invece il cuore di tenebra del Novecento pare volersi riaffacciare anche nel nuovo secolo, anche ai nostri giorni. Ecco quindi quello che voi state soffrendo in Russia, ecco quindi quello che stanno soffrendo altre minoranze, ma noi, il nostro stesso paese, che pure è all'avanguardia per tanti diritti, per il riconoscimento di diritti, per il riconoscimento di sia nel campo religioso sia anche in altri campi, però dobbiamo dire che vede anche il nostro paese, in particolare in alcune regioni, non delle forme vere e proprie di persecuzione, ma di restringimento dei diritti. Faccio riferimento alle leggi liberticide votate dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto, dalla regione Liguria in ultimo, che hanno visto anche l'intervento, il nostro intervento come deputati, e l'impugnazione da parte del governo di queste delle leggi di questa regione, in particolare Lombardia e Veneto, davanti alla Consulta. Ecco, questo è il quadro davanti al quale ci troviamo, e questo ci ha motivato a prendere immediatamente le vostre difese e a fare nostra la vostra causa davanti a quello che sta gravissimo, quello che sta accadendo in Russia. Io concludo con un riferimento letterario che mi piace ricordare in questi casi. Marquez, in uno dei suoi indimenticabili romanzi, non mi ricordo più quale, però uno degli indimenticabili romanzi di Marquez, fa dire ai suoi indimenticabili protagonisti a un certo punto che si comincia ad appartenere ad una terra quando si seppellisce in quella terra un proprio familiare, un proprio amico, una persona cara, e quindi quando i riti che presiedono tutto questo entrano a far parte della quotidianità di quella terra. Ecco. In questo è vero, nel senso che nel momento in cui noi cerchiamo di ostacolare il radicamento delle culture, la trasmissione, la moltiplicazione delle culture, lo scambio delle culture, nel momento in cui noi cerchiamo di ostacolare tutto questo, anche ostacolando quindi i culti, anche ostacolando quindi la libertà religiosa, in realtà miriamo a ostacolare la libertà di pensiero, di ostacolare la libertà di cultura e quindi anche la libertà di religione. Questo, venendo e concludendo un po' a quello che voi state soffrendo in Russia, è particolarmente evidente in un paese dove le libertà civili stanno subendo un radicale e drammatico restringimento da molti punti di vista. Non dimentichiamo anche quello che sta accadendo in Cecenia con la comunità omosessuale, un radicale restringimento, e in presenza di una cultura che vede nella religione propria, la religione ortodossa, e nell'adesione fideistica alla religione ortodossa, l'appartenenza stessa a quel paese. Per cui se non si aderisce a quella religione, non si è neanche parte dello spirito russo, dello spirito della madre terra, della madre Russia. Ecco. La riscoperta purtroppo di questa idea, che potrebbe anche essere un principio interessante, pensiamo ai grandi della letteratura, a Tolstoi eccetera, ma la riscoperta in chiave quasi egoistica di questa idea, di questo concetto, sta portando anche da questo punto di vista un restringimento delle libertà, quindi anche sul piano religioso. Noi faremo, per quanto riguarda il nostro ruolo di deputati, faremo tutto quanto è possibile per denunciare pubblicamente quanto sta avvenendo in Russia, e quindi il restringimento e sacrificio delle libertà, della libertà religiosa, delle libertà che voi state subendo. Grazie.
Grazie all'onorevole Lacquaniti. Se ci sono delle domande da parte dei giornalisti. Potremmo concludere, allora, auspicando appunto sia che il governo si faccia carico appunto di questa richiesta che quindi oggi ribadiamo, di sollecitare il governo russo a una sensibilità nei confronti di questa situazione che abbiamo esposto in questa sede attraverso l'interpellanza, e auspicando soprattutto, insomma, che o il processo in qualche modo venga bloccato o che comunque la sentenza alla fine risulti positiva per i testimoni di Geova e quindi questa situazione si risolva poi in maniera positiva per tutti. Io ringrazierei nuovamente, insomma, tutti coloro che hanno partecipato a questa conferenza stampa, e quindi l'avvocato Nardi, il dottor Caproni, il dottor Zucchini e il dottor Di Blasio, nonché la signora Maria Sadovskaya e la dottoressa Raffaella Di Marzio, che ci ha portato la sua importante, insomma, opinione, e il collega Lacquaniti e anche gli altri colleghi, sia quelli, insomma, che sono intervenuti, come avete visto, durante la conferenza stampa, sia quelli che hanno, insomma, sottoscritto l'interpellanza. Quindi buonasera a tutti e grazie.